Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi parliamo di come adattare un alimentatore da computer per alimentare un nostro caricabatterie. Quindi se avete un computer vecchio che non state utilizzando, lasciato lì in cantina, potete tirarlo fuori, smontarlo e tirare fuori l'alimentatore come questo qui e adattarlo seguendo le istruzioni di questo video. Chi invece non ha un computer vecchio o non conosce nessuno che glielo può prestare potrebbe andare in discarica a chiedere gentilmente se gliene danno uno, come ho fatto io. Però prima di andare in discarica dovete armarvi di uno svitatore, magari se meglio di un cacciavite, perché è più veloce, quindi finite l'operazione molto in fretta. Una testina come questa qui a più, ok, a croce o a più, non so come si dice. È meglio anche portarsi appresso una testina a meno, o se no portate due cacciaviti più e meno in discarica. Andiamo adesso in discarica a vedere quanti alimentatori ne hanno. Ciao a tutti, adesso sono in discarica e come vediamo qua ci sono un sacco di alimentatori che sono sprecati, sono buttati via. Sono alimentatori, per esempio questo da 300 watt, e ce ne sono veramente tanti e sono tutti, la maggioranza sono funzionanti, si possono riciclare, si possono riutilizzare, e adesso vediamo in dettaglio come si possono riciclare, come si possono utilizzare e le modifiche che possiamo fare con questi. Come avete visto, nel mio caso non è servito lo svitatore o il cacciavite, perché loro in questa discarica smontano già tutto e quindi ho trovato tutto già in un bidone. Ho potuto prenderli così direttamente senza andare a smontare niente. Ovviamente questi alimentatori non è sicuro che funzionino, quindi sarebbe meglio che prendiate due o tre alimentatori, così li provate a casa. Se non funziona uno, lo riportate in discarica e l'altro invece lo utilizzate. C'è scritto, come vedete qua, su questo alimentatore il wattaggio massimo, quindi scegliete due o tre che hanno la potenza maggiore tra quelli che ci sono, perché così lo potete utilizzare per un caricabatterie potente o più caricabatterie alla volta. Un'altra cosa che non dovete dimenticare di portare con voi quando andate in discarica è qualcosa per tagliare i fili, perché i connettori, che sono questi qua come vedete, sono dei connettori difficili da staccare, quindi ci impiegate magari tanto tempo a staccarli, perciò portate qualcosa per tagliare i fili, che tanto le estremità dei fili dove sono connesse ai connettori non ci servono, in ogni caso dobbiamo tagliarli. Per adattare il nostro alimentatore ci serviranno due cavi, uno rosso e uno nero, che siano almeno 12 AVG, l'AVG è la misura della sezione del cavo, che siano ricoperti di silicone è meglio. Abbiamo bisogno anche di due connettori banana e i corrispettivi termorestringenti. Abbiamo bisogno anche di un termorestringente di un altro colore, che adesso vediamo a cosa serve, e questi qua, che non so come si chiamano, per collegare i cavi insieme evitando di saldare, e un qualcosa per tagliare i cavi. La prima cosa che dobbiamo fare è tagliare i cavi separandoli per colore. Usiamo delle fascette per separare i cavi per colore. Ecco questa una. Abbiamo tanti di colore rosso, tanti di colore giallo e tantissimi di colore nero, che non ho ancora legato, perché quelli neri sono la messa a terra. Per capire che cosa sono questi cavi, su ogni alimentatore che trovate, la maggior parte di quelli che trovate hanno una tabella. Come potete vedere, questa tabella spiega che cosa sono questi colori, e questo è molto importante perché dobbiamo utilizzarli. Allora, red dice che è 5 volt massimo
30 A. Questo, per esempio, possiamo utilizzarlo per montare sopra una femmina USB e quindi alimentare, o un hub USB addirittura, per alimentare varie apparecchiature USB che sono molto diffuse. E adesso vediamo come fare. Questo, per esempio, è quello più importante, che è il giallo, yellow giallo, e 12 volt è quello che andrà ad alimentare il nostro caricabatterie, 15 A. 12 × 15 è 180, quindi noi possiamo alimentare un caricabatterie che consuma al massimo 180 W. Però state attenti che a volte il caricabatterie consuma un po' di più di quello che è dichiarato sull'etichetta, quindi state un po' più giù e se volete utilizzare un caricabatterie con questo alimentatore dovete utilizzarlo da 150 W come massimo di consumo. Allora, questo white bianco meno 5 volt non ci interessa, blu non ci interessa, meno 12 volt che è un voltaggio negativo, quello arancione non ci interessa anche perché non abbiamo apparecchiature, o chi se ce l'ha un'apparecchiatura che va a 3,3 volt potrebbe anche utilizzarlo. Purple non ci interessa anche, ci interessa uno di questi tre che sarebbe il green, quello verde. Anche se non trovate un'etichetta del genere su un alimentatore, la maggior parte però hanno questo cavo verde che come vedete qua PS on sarebbe power supply on, e questo è molto importante perché senza questo cavo l'alimentatore non funziona, non si avvia. Adesso facciamo un esperimento per vedere come. Prima di collegare l'alimentatore andiamo a scoprire, spogliare questo cavo verde, e spogliamo un cavo qualsiasi nero, che è il nero black GND. GND vuol dire ground, che è la messa a terra. Colleghiamo la corrente al nostro power supply. Come vedete, accendo, non succede niente. Spengo, colleghiamo questi due cavi, il cavo verde a qualsiasi cavo nero che è la messa a terra, e vediamo che accendendo funziona il nostro alimentatore. Adesso spengo e continuiamo il processo di costruzione di questo alimentatore. Scolleghiamo la corrente prima di continuare a lavorare. Fondamentalmente ci interessano i cavi gialli, i cavi neri che sono alla messa a terra, questi sono 12 volt, ci interessano anche i cavi rossi, sono i nostri 5 volt. E adesso li spogliamo e li colleghiamo tutti insieme in parallelo. Spogliamo adesso i nostri cavi rossi, che sono i nostri 5 volt che ci interessano per l'alimentazione a 5 volt per il USB, il hub USB che monteremo sopra. Ok, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, io monterò adesso un hub USB direttamente su questi cavi, però se volete, se avete dei cavi femmina USB, potete utilizzare per ogni cavo un connettore USB femmina, e così avete più USB. Io invece ho scelto un unico cavo perché tanto la corrente che consumiamo non è che sia tanta per alimentare via USB, perciò utilizzerò un solo hub. Adesso tutti questi cavi prendiamo, li infiliamo tutti in parallelo dentro questo. Ecco, come vediamo qua non ci stanno, e quindi utilizzerò solamente questa quantità di cavi e lascerò di scorta gli altri per eventuale utilizzo futuro. Quindi questi li ritaglio perché non li utilizzeremo, e prenderò 1, 2, 3, 4, altri 4 cavi neri. Stringiamo la vite.
E adesso da questa parte invece mettiamo il cavo USB. Vedete che ci sono vari cavi. Per sapere le polarità basta andare a collegare questa parte qui, la colleghiamo a un alimentatore USB, qualsiasi alimentatore USB, andiamo a misurare il voltaggio che ne esce, ma in teoria dovrebbero essere il cavo nero e il cavo rosso. Andiamo a collegare il nostro cavo USB che abbiamo tagliato, il maschio, in un alimentatore USB e con l'ausilio di un voltimetro andiamo a misurare il voltaggio che esce e vediamo che il nostro cavo rosso è quello positivo e quello negativo 5 volt è il nostro cavo nero. La maggior parte dei casi è questa, i colori sono questi, però è meglio sempre assicurarsi con un voltimetro prima di combinare guai. Tagliamo questi due cavi che sono i dati che non ci servono e spogliamo questi due cavi rosso e nero, rosso e nero. Sono cavi sottilissimi, quindi difficili da spogliare senza tagliare. Come avete visto, era un po' difficile spogliarli, quindi questo è un metodo, un altro metodo per poterli spogliare senza andare a perdere nessun cavo. È molto semplice. Ok, così ci siamo. Perché se tagliamo è molto difficile. Adesso questo uno lo mettiamo nero col nero, rosso col rosso, qui, e abbiamo il nostro alimentatore USB. Adesso andiamo a raccogliere i nostri cavi gialli, li spogliamo. Ecco, per quanto riguarda i cavi gialli, assolutamente bisogna prenderli tutti, non mancate neanche qualcuno perché servono tutti per i nostri 180 watt. Dobbiamo stringerli bene, se no non ci entrano dentro, e lo facciamo entrare dentro. Stringiamo la vite. Dall'altra parte contiamo questi qua, 1, 2, 3, 4, 5, e ne prendiamo di neri 5. Adesso dall'altra parte invece dobbiamo utilizzare i nostri due cavi di prima con i connettori. Andiamo a saldare i connettori e i cavi. Ho prestagnato i cavi, come vedete qua. Adesso, come vedete sul connettore banana, c'è un buco. Questo buco ci permette di far passare il ponte di calore. Quindi teniamo questo così, riempiamo il birillo, pulisco un po' qua. Ok, facciamo un ponte di calore di qua. Ok, tramite questo ponte di calore andiamo a sciogliere dentro un po' di stagno. Ok, una volta sciolto dentro ci mettiamo dentro il nostro cavo e si scioglierà anche lui perché è già prestagnato. Ed è fatta. Uno, e questo è il nostro altro connettore banana. Facciamo la stessa cosa. Possiamo mettere anche un po' di pasta flussante, anche se qui non serve perché c'è rimasto un po' di residuo di pasta flussante già su il cavo dall'altra parte. Ok, con la pasta flussante si facilita molto la cosa. Ok, abbiamo messo lo stagno dentro, ci mettiamo dentro il nostro cavo
e voilà, saldato. Adesso mettiamo il nostro termo restringente . Ecco, la prestagnazione la fate solamente da una parte, non da tutte e due le parti, perché i cavi che devono entrare in questo qui devono essere liberi. Quindi facciamo qualche giro al cavo dentro, anche qua, quindi nero col nero. E rosso col giallo, che è il nostro 12 volt. E così ci siamo. Adesso facciamo un po' di pulizia. Ecco, raccogliamo tutti i nostri cavi che non ci servono, tranne quello verde che avevamo detto prima, che dobbiamo collegare a uno qualsiasi nero per far funzionare il tutto. Ok? Lo avvolgiamo, possiamo saldarlo, ma possiamo anche direttamente utilizzare il nostro termo restringente, lo restringiamo sopra e basta. Ok, così. Adesso, una volta fatto questo, siamo pronti. Abbiamo bisogno di raccogliere e mettere un po' di termorestringenti sui cavi che rimanenti per non fare un cortocircuito. Quindi io raccolgo questi qua che sono rossi, ci metto sopra un termorestringente. Questi ci potrebbero servire nel futuro, però per adesso li intrappoliamo qua, e questi li mettiamo tutti insieme con un termorestringente. Così non toccano quello nero e non fanno cortocircuito. E così abbiamo il nostro alimentatore. Facciamo la prova. Allora, colleghiamo positivo al positivo, negativo al negativo, colleghiamo la corrente, come vediamo qua, proviamo. Ecco, è un po' rumoroso questo qui, però potete, forse anche ha rotta la ventola da aggiustare, però potete trovare uno anche migliore. Insomma, bisognerebbe collegare il cavo verde e provare se funziona bene prima di utilizzarlo. Comunque questo dovrebbe andare molto bene, anche se è un po' rumorosa la ventola, si può aprire, pulire e vedrete che funziona alla meraviglia. Proviamo se funziona anche il cavo USB. Accendiamo, collego il mio cellulare a questo hub che abbiamo collegato. Vediamo se funziona il tutto. Ecco, sta caricando, vediamo. Volt. Qua invece abbiamo 5,33, quindi va bene, il nostro alimentatore funziona. E possiamo anche utilizzarlo con un caricabatterie. Come avete visto, abbiamo trasformato un pezzo che stavano per buttare via come questo in un pezzo molto utile, che è questo. Questo processo dura praticamente un quarto d'ora, mezz'ora al massimo, e riuscite a recuperare un alimentatore che altrimenti, se dovete comprare, questo qui è 180 watt, però ci sono degli alimentatori che trovate in un computer buttato via
da 500 watt che, se volete comprare nel mercato, vi costano anche 200 euro quelli di qualità. Tenete conto che questi sono isolati e sono veramente di qualità e sono, hanno delle ventole che funzionano e sono progettate per funzionare a vita, quindi sono degli alimentatori veramente buoni. A un costo zero praticamente. E come al solito, se vi piace questo video o lo trovate utile, vi prego di non dimenticare di cliccare sul tasto mi piace, anzi se lo condividete con i vostri amici, così l'utilità passa anche a loro. Se volete seguire questo canale e non siete ancora iscritti, potete cliccare qua sul tasto iscriviti. Grazie a tutti per aver visto fino alla fine questo video e ciao, alla prossima. We'll be right back.